Sede sicuramente non hai 90 minuti perché insomma, viene da un percorso, da un periodo un po' particolare. Con lui, secondo me, il ragionamento che va fatto è questo: o lo fai partire dall'inizio o aspetti un pochino. Perché questo? Perché E lei cosa farà? vediamo. Perché farlo entrare un ragazzo che viene da un infortunio rischi di giocarti anche un cambio, quindi o gli dai più tempo o in ogni caso lo fai giocare sapendo che non finirà mai la partita, ma non per scelta sua, anche per scelta mia, perché tante volte i ragazzi sono generosi, vogliono andare all'infinito. Se tu non hai quel tipo di minutaggio, logico che dobbiamo fare delle scelte e poi dare spazio agli altri, anche perché a me poi piace appunto mantenere alta l'intensità, e quando cambi allenatore, cambi modulo di gioco, tante volte proprio sono per mantenere alta devi fare dei cambi e devi usare l'energia di chi sta in panchina. È un modulo che può essere fatto come ce ne sono secondo me tutti quanti, perché è una squadra che per interpreti può giocare con la difesa 4, con la difesa 3, con due punte, una mezza punta, con due punte, può giocare veramente in tutti i modi. Ah, l'Ascoli è una squadra che ha, secondo me, delle ottime individualità, soprattutto a centrocampo, con giocatori sia di gamba che anche di qualità. E mi aspetto che lui usi questo tipo di caratteristiche, mi aspetto che abbia messo un certo tipo di ordine, e mi aspetto una battaglia, a prescindere poi dal fatto da come l'ha preparata il mister Rossi, o da tutto il resto. Una battaglia perché, e noi dobbiamo interpretare ancora di più una battaglia perché è un derby e quindi a maggior ragione ha un peso speciale rispetto alle altre partite, e perché poi abbiamo una classifica che piange, e fare risultato vuol dire andare a togliere punti a qualcuno o a superare qualcuno, quindi dobbiamo vivere per questo. Come l'ha preparata lui, lo so fino a un certo punto. Allo stesso tempo però mi interessa come noi affrontiamo, perché poi l'amicizia rimane, va oltre, ma per quei 100 minuti certamente conta poco chi si siede dalla parte opposta.